Sono molto felice, credo di interpretare in questo anche il pensiero della Presidente Boldrini, che la Camera dei Deputati possa ospitare questa iniziativa per ricordare adesso, con un convegno storico e poi con la mostra che si aprirà nella giornata appunto odierna, alcuni degli aspetti più significativi della Grande Guerra. Saluto Franco Marini, Presidente del Comitato Storico Scientifico per gli Anniversari di Interesse Nazionale, e tutti gli autorevoli e le autorevoli relatori e relatrici che animeranno il convegno. Non li nomino tutti perché li vedete davanti a voi. Voglio poi rivolgere un ringraziamento particolare a coloro che hanno curato il progetto espositivo della documentazione sul tema della Grande Guerra, custodita dalle biblioteche di Camera e Senato. La Prima Guerra Mondiale fu innanzitutto un conflitto sanguinosissimo, in cui persero la vita 10 milioni di militari e un numero indefinito di civili, con milioni di feriti e di mutilati. Nel caso dell'Italia si contarono oltre 600.000 caduti. Per molti nostri giovani, provenienti da ogni parte della penisola, la guerra si presentò nella forma di un richiamo alle armi che li portò a lasciare le loro case per il fronte. Li attendeva una realtà durissima, quella del trasferimento in regioni lontane, la separazione dagli affetti, la realtà delle trincee e dei combattimenti. Pensiamo in particolare a cosa poté significare per i contadini e i braccianti delle regioni meridionali, profondamente legati ai loro paesi, essere portati a combattere al confine settentrionale dell'Italia, in zone di cui avevano a malapena sentito parlare o letto. Fu proprio in quella immane tragedia, tuttavia, che l'Italia si percepì per la prima volta unita. Fu, in altre parole, proprio in quella condizione di assoluta precarietà, mista ad un rispettoso e talvolta rassegnato senso del dovere, che maturò il senso di appartenenza ad un unico destino di popolo e di nazione. Scrive a proposito Giuliano Procacci nella sua Storia degli Italiani: «Con quella guerra, con la guerra, vastissimi strati sociali, il cui mondo era stato sino allora circoscritto entro un orizzonte provinciale, venivano costretti, per forza delle cose, a prendere coscienza del loro destino comune e dell'esistenza di una collettività nazionale». La Prima Guerra Mondiale divenne, cioè, la prima grande esperienza collettiva del popolo italiano, che oltretutto portava a compimento il Risorgimento. Questo senso di partecipazione unitaria costituisce forse ancora oggi un elemento importante su cui riflettere, tanto più in una fase in cui, per ragioni diverse, la crisi economica, la globalizzazione, la fragilità dell'esperienza europea, è sempre più difficile avvertire un sentimento di comune appartenenza. Il nostro pensiero non può non essere rivolto oggi comunque ai tanti caduti, a quella generazione di giovani che fu falcidiata da una lunga e logorante guerra consumata nelle trincee, in condizioni disumane, alla mercé di malattie, intemperie, parassiti. A tale proposito, il Presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo recentemente su questi temi, non ha mancato di sottolineare quanto fosse diversa, alla prova dei fatti, la vita in quel tempo di guerra rispetto al sogno luminoso di gloria e al mito della vittoria vagheggiati da intellettuali e poeti nei mesi precedenti all'inizio del conflitto. Il 1914, d'altro canto, fu una data funesta per l'intero continente europeo, per l'enorme prezzo pagato in termini di distruzione e morte e per le condizioni imposte ai vinti, che costituirono purtroppo le basi per l'affermarsi di pericolosi autoritarismi e per il secondo terribile conflitto mondiale. È importante sottolineare questo aspetto, perché se vogliamo che il sacrificio di tante vittime dei due conflitti mondiali non sia vano, è necessario riflettere sugli insegnamenti della storia. È un insegnamento che la nostra Costituzione ha fatto proprio, ripudiando la guerra all'articolo 11 non solo come strumento di offesa, ma anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Una norma di portata sotto certi aspetti rivoluzionaria, solo se si pensa che sino a quel momento era piuttosto prevalsa l'idea della guerra come strumento politico,
la prosecuzione della politica con altri mezzi e comunque come strumento fondamentale nei rapporti internazionali. Se ancora oggi milioni di persone innocenti e inermi sono vittime di distruzioni e di persecuzioni e sono costrette a cercare altrove pace e sicurezza, è proprio perché in molte aree del pianeta non si è ancora radicata questa consapevolezza che la guerra è sempre una sconfitta, anche per i vincitori, una sconfitta della politica, della diplomazia, della ragione, dell'umanità. Il 100° anniversario della Grande Guerra offre dunque molte ragioni di riflessione, non solo per gli studiosi che oggi ci aiuteranno, ma per tutti i cittadini che vogliono conoscere con una sensibilità nuova e più consapevole i momenti più importanti della storia del Paese. Riflettere sulla Prima Guerra Mondiale, guardando poi alla dimensione continentale di quel conflitto, credo possa aiutarci ad illuminare alcuni dei problemi di oggi, come le tensioni e i nuovi nazionalismi che riaffiorano in molte parti d'Europa. La Prima Guerra Mondiale è stata infatti una cesura nella storia del nostro continente ed ha segnato l'avvio di un'età contemporanea caratterizzata da grandi trasformazioni, da progressi civili ed economici, ma anche da spaventose violenze. Il presidente Napolitano, intervenendo su questi temi, ha più volte ribadito la necessità di contrastare egoismi e nazionalismi di ogni segno e di dare nuova forza al processo di integrazione europea nato proprio dall'esperienza distruttiva delle due guerre mondiali e dalla consapevolezza degli orrori a cui avevano portato i nazionalismi, i razzismi, le dittature e la violenza politica. «I lampioni si stanno spegnendo su tutta l'Europa», scriveva Sir Edward Grey, ministro degli esteri della Gran Bretagna, la notte in cui il suo paese entrò in guerra contro la Germania nel 14. Il mio vivo auspicio è che l'iniziativa odierna si inserisca dunque in un più ampio e doveroso esercizio di memoria da parte di tutto il continente affinché il nostro patrimonio condiviso di errori ma anche di scelte coraggiose e di grandi ideali possa far sì che mai più la luce della convivenza pacifica tra i popoli possa essere spenta. Vi ringrazio e cedo la parola a Paolo Mieli che modererà la tavola rotonda tra gli esperti. Grazie. Grazie Presidente Sereni e per primo perché ci rivolga una benedizione, un saluto, do la parola al vero Presidente delle celebrazioni e del ricordo, perché poi la parola celebrazione eccessiva della Prima Guerra Mondiale, Franco Marini. Grazie. Il mio è ovviamente un saluto di ingresso in questo dibattito, non una benedizione, non ne avrei l'autorità e la possibilità di farle, caro Mieli. E devo dire che anche con l'occhio alla situazione tesa, complicata, ancora discussa in Europa, non solo in Italia, io non ho cambiato le due questioni che brevemente, perché un'introduzione fa questo, poi facciamo lavorare il nostro coordinatore del dibattito e gli storici presenti, e che le ho tenute lì così, e sono... La prima domanda è: cosa è stata la Grande Guerra? Noi come Comitato siamo impegnati da molto, siamo impegnati non dal 15, non da ora, da maggio, siamo impegnati dal fine luglio, primi di agosto del 14, assieme a tutti i paesi europei. Fu una scelta voluta perché si disse: sì, è vero, noi siamo entrati in guerra con i nostri problemi e con le nostre decisioni, poi prese comunque dal governo e dal Parlamento da allora, malgrado le difficoltà che si erano nate, perché viviamo assieme, siamo una identità forte, speriamo, con un pizzico di ottimismo, un pochino, che però non deve, sarebbe un errore tragico che scivolasse in pessimismo. Allora chiamiamolo con un forte realismo, ecco, questo dobbiamo tenere. Io due cose, un giudizio sulla Grande Guerra e poi due cose generali sull'Europa,
perché naturalmente per il tipo di impegno che abbiamo questa mattina, per il convegno che stiamo facendo, poi c'è impegnato, sono impegnati i governi, giustamente con molta determinazione, il nostro pure, attorno alle difficoltà di oggi, e quindi mi parrebbe fuori dalla nostra discussione, ognuno è libero di dire quello che vuole, pure io, ma insomma questa attenzione mi sembra abbastanza doverosa. Le due cose. La prima domanda è: che cosa è stata la Grande Guerra? Se guardiamo alla geopolitica, all'economia, alla demografia ed anche alla psicologia e al sentire di ogni uomo e donna, possiamo affermare che è stata, secondo me, una rottura senza precedenti nella storia dell'uomo, una rottura esistenziale. È una rottura anche nel modo come interpretare i conflitti, come in 5.000 anni, quelli che possiamo conoscere bene, l'uomo ha sviluppato il suo cammino nella storia e il tipo di scontri che ci sono stati per risolvere le controversie che poi tra i paesi, oltre che tra gli individui, ci sono sempre. Perché? Beh, io voglio citare brevemente, solo così per dare l'idea di qualcosa di duro, di forte. Probabilmente la corsa dello sviluppo tecnologico ha accelerato in una maniera straordinaria, c'è ancora oggi, e quando si avverte il conflitto tra gli stati, poi è vero che le introduzioni di nuove tecnologie aiutano anche la vita civile, certamente, ma quando il conflitto rischia, si comincia ad avvertire che può arrivare tra i paesi, allora tutti i governi, ahimè, tutti, democratici o meno democratici, pensano al conflitto, e allora la corsa tecnologica viene piegata innanzitutto in quella direzione. Così è accaduto, e così, se non facciamo scelte politiche più di fondo, potrà accadere ancora. Secondo, la vita nelle trincee, io poi leggo e basta, perché l'ho scritta tre pagine, per evitare proprio una usurpazione di tempi ai nostri storici. La seconda è la vita nelle trincee per 4 anni per l'Europa e per 3 per noi. Si potrebbe parlare una vita. Io vi faccio, porto solo un dato. Alla fine di tutto quello che i nostri ospiti di oggi, gli ospiti del Parlamento, ringrazio la Presidente, ringrazio la Vicepresidente per l'iniziativa, Maria Sereni. Ebbene, io il libro che ho visto come un diario che il fascismo mise da parte e che ora è stato ristampato, è quello di un giovane sottotenente di complemento milanese di fanteria, Carlo Salsa, che sparì, ora è tornato nelle librerie, in cui questo giovane che si fece tutti 3 anni in trincea, dall'Isonzo in su, passando da un punto di combattimento all'altro, ed è una cosa che dà il senso di una tragedia, una rottura umana. La guerra in quel modo non l'ha mai fatta nessuno nella storia dell'uomo. Cosa significava vivere nelle trincee sempre e sapere che domani si arriva all'assalto della stessa posizione? E sapere sia il sottotenente che va avanti, sia i fanti, che insomma quell'obiettivo, per come collocato, non è prendibile, che più della metà moriranno con le mitragliatrici e i reticolati che non ci fanno avvicinare al nemico. Questo è stato. Secondo, solo questo dato, il primo anno di guerra, quello in cui noi non c'eravamo. Ecco, se il numero è quello che, ma ce l'ho certo chiaro in mente, non l'ho ricercato ieri, il numero è solo sul fronte occidentale 1 milione di morti. Ma comprendiamo cosa. Le guerre napoleoniche, qui dentro ci sono partecipanti a dibattiti che ne sapranno più di me, le guerre napoleoniche quante erano? Migliaia, decine di migliaia, o anche le guerre. Qui 1 milione di morti in un anno, di combattenti. Cos'è? Non è una rottura questa? Dove sono le rotture della storia allora? Ha ragione uno storico importante, insomma, che rispetto
a dire ma come hanno sopportato? Perché uno storico americano dice ma c'è tutto una storia della guerra, io mi fermo qui, ma hanno potuto resistere milioni di ragazzi, di giovani in queste condizioni per anni, come? Io sfogliando adesso, lo risfogliando un po' delle cose scritte, Remarque dice forse una cosa straordinariamente vera che si avvicina alla verità, quando dice se ci avessero mandato a casa all'inizio del 16 o nel 16, probabilmente noi saremmo arrivati con un dolore immenso, perché l'anno che abbiamo è quello che è, che ho richiamato velocemente, però avremmo avuto il dolore così forte e anche la forza delle esperienze fatte che avremmo scatenato, come dice, come hanno potuto subire, avremmo scatenato la tempesta da noi, nei nostri paesi. Noi siamo andati via da questa esperienza non nel 16, alla fine del 18, e siamo tornati spenti tutti, senza speranza, senza nemmeno la voglia di lottare, molti, e molti anche sono scivolati nelle dittature. È stata veramente la grande guerra un'immane strage di vite e di civiltà, e questo è a tal punto vero che nemmeno 20 anni dopo l'incendio divampò di nuovo con quel secondo conflitto mondiale, le cui radici, ci vuole poco a dirle, ovviamente sono saldamente interrate nelle trincee del 14-18, no, non c'è dubbio, sono lì, anzi quelle radici vanno oltre, se parliamo della nostra vita e dei rapporti politici nel mondo e nell'area più vicino a questa nostra Italia di oggi. Ma la Grande Guerra ha rappresentato anche il declino dell'Europa. Popoli che condividevano i benefici del progresso, la fede e perfino il sangue dei propri regnanti, erano parenti tra di loro, si sono sterminati sui campi di battaglia recidendo uno ad uno i fili di una unione che certo non era codificata in Europa in alcun trattato, ma si erano tesi da un lato all'altro del vecchio continente questi fili che comunque tenevano assieme una realtà grazie a quella che oggi definiremmo globalizzazione. Si aprivano le frontiere suscitata dalla lunga stagione di pace, o se si vuole di non belligeranza, successiva alla guerra franco-prussiana della seconda metà dell'Ottocento. Non era l'Europa unita, ma certo un'Europa che si riconosceva più unita e che irrobustiva anno dopo anno, forte anche del suo predominio militare, tecnologico e commerciale sulle altre nazioni, irrobustiva il ruolo di locomotiva che aveva sul resto del mondo, in particolare di sviluppo e di potenzialità. Abbiamo dovuto attendere che un'altra guerra, il secondo conflitto mondiale, trasformasse l'Europa in un immenso cimitero, radendo al suolo città e cancellando ferrovie, strade, campi, siti produttivi, chiese, memorie artistiche, prima che alcuni grandi statisti, cito i più rilevanti anche per le responsabilità che avevano allora, De Gasperi, Adenauer e Schumann, Spinelli mi viene sulla punta della lingua, un altro mondo, ma insomma con questa forza, aprissero il sentiero con determinazione e coraggio all'idea che l'Europa o diventava casa comune o si consegnava ancora e per sempre ad un destino di guerra e di decadenza. L'Europa nasce dunque dal desiderio e dalla volontà di preservare la pace in questi uomini che avevano vissuto il periodo precedente, di superare diffidenze e di abbattere muri. Nasce dalla convinzione che ciò che unisce un abitante di Parigi o uno di Roma o di Berlino può e deve diventare più forte di ciò che li divide. Valori e interessi possono stare assieme, in assoluto non è detto che valori e interessi debbano confliggere. Possono anche, abbiamo dei casi in cui è accaduto, stare assieme. Non sono assolutamente inconciliabili. Lo spirito dell'Europa unita è questo, niente muri, muri reali e muri delle coscienze. Ci siamo riusciti a costruirla così? Ahimè, non ci sono dubbi. No, ancora no.
ci siamo fermati. Io non sono pessimista, non è che non abbiamo fatto niente, dei passi avanti sono stati fatti con questi nostri riferimenti che abbiamo. Dobbiamo riprendere il cammino con molta decisione e chiarezza, ma l'obiettivo non è stato centrato e lo vediamo proprio in questi giorni. Io so bene che la politica è esercizio complesso, dove conta tanto la visione quanto il senso della realtà. Visione e senso della realtà, non le potete dividere. Occorre provare e riprovare, quando si registrano sconfitte, rialzarsi e riprendere da capo. Se guardiamo all'Europa, di oggi, di questo periodo, ahimè, di questi giorni, al modo in cui essa sta agendo di fronte alle questioni più calde, la questione della Grecia, ahimè, è quella dei migranti, che tocca un punto di grande crisi a livello di rapporti internazionali. Non è una cosa in sé, è in sé dolorosa e importante, ma è anche proiettata su scenari più larghi. Vedo un allarmante appannamento di quel desiderio, dopo la Seconda Guerra Mondiale, degli uomini che ho richiamato, e di quella volontà che animarono i padri fondatori. Più muri, vedo, che ponti, come credo facciano tutti. Quello che accade oggi non è una sorpresa inattesa, ma figlio di un passato in cui le élite politiche nazionali si sono distratte o peggio spaventate dall'eventualità di perdere potere, mentre di fatto questo avveniva comunque e non era l'Europa a rubare potere agli stati nazionali, ma il processo di globalizzazione economico-finanziario, qualcosa di più grande e di governabile, non bloccabile. Anche la cultura e la storia è un punto fondamentale quando parliamo di queste cose per le nostre nazioni, per la prospettiva. Anche la cultura non è stata capace di alimentare il sentimento europeista nelle opinioni pubbliche e in quelle stesse elite. Io ho avuto, devo dire, la fortuna, insomma, sul piano da politico e culturale, di passare un quinquennio al Parlamento europeo, dal 99 al 2004 ho fatto il parlamentare europeo e devo dirvi, solo per questo mi cito, insomma, che l'ho fatto alla Commissione Esteri del Parlamento europeo. La Commissione Esteri in qualche modo ragionava anche di difesa, quindi era un punto delicato. Le mie idee erano quelle che sono ancora oggi, i governi italiani da allora erano più aperti, ma insomma c'era una chiusura, un cinico rifiuto, anche non espresso, ma non per questo più leggero, c'era, contro qualsiasi passo che allora, sto parlando del 99-2004, si volesse fare nella direzione di una politica di difesa e estera comune all'Europa, non c'era questa disponibilità. C'erano altre preoccupazioni. Si deve anche a questo, se Bruxelles oggi, da molti, anzi moltissimi, ahimè, è vista con ostilità e percepita come un posto affollato da cultori di codicilli e dove si danno battaglie a promotori di interesse particolari. Non è che sia una bugia questa, c'è qualcosa di questo genere, insomma, non lo voglio drammatizzare, ma c'è. C'è la paura di perdere quel tanto poco che si ha dietro ai sentimenti xenofobi sparsi in giro per l'Europa. E ci sono gli errori dei gruppi dirigenti. Perché l'Europa ritrovi la propria anima e perché si eviti il rischio che mattone dopo mattone l'incomunicabilità, la diffidenza, il sospetto formino una parete impossibile da superare, tocca alla politica e alla cultura compiere il salto di qualità. Queste due forze, due potenzialità debbono tentare di viaggiare assieme, che non è sempre facile, ma è possibile. Vi voglio citare due personaggi che su questo piano hanno le idee chiare. Così si espresse De Gasperi in un discorso dell'ottobre del 1953. Per unire l'Europa è forse più necessario smobilitare che costruire, disfare un mondo di pregiudizi, di pusillanimità e di alterigie, disfare un mondo di rancori. Si parli, si scriva, si insista, non ci si dia tregua,
che l'Europa resti all'ordine del giorno, ma soprattutto i governi debbono mostrarsi più risoluti quando si tratta di sbloccare i loro paesi. 53, insomma, è la cosa che ci preoccupa e che ci spinge oggi. E nel 1995, a 40 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, Mitterrand affermò davanti al Parlamento di Strasburgo con rudezza ma con chiarezza: sappiate, ce lo insegna la storia, che ha un ruolo grande per il cammino dell'uomo. L'unica alternativa all'Europa unita è la guerra. Qui non si tratta di essere più o meno buoni o più o meno severi, qui si tratta di scegliere non con l'occhio all'immediato, che non può essere comunque trascurato, fa parte della nostra vita di oggi, ma al mondo che vogliamo domani, avendo piena consapevolezza che tutto attorno a noi sta cambiando, al punto che se perfino l'Europa unita può diventare troppo piccola per interpretare un ruolo importante nel nuovo scenario geopolitico, naturalmente non lo può fare ogni singolo Stato. Caro Mieli, io un'altra riflessione finale proprio, ho finito, non so se ho rubato qualche minuto in più. Questo comitato sta lavorando con determinazione per la prima guerra, per il centenario e per il 70° della Resistenza. Parlamento e governo hanno fornito anche un po' di disponibilità. Noi lavoriamo con la Presidenza del Consiglio, siamo il comitato, poi c'è un gruppo di lavoro che chiamano gruppo di missione. A me piace più chiamarlo gruppo di lavoro della Presidenza, che poi opera per realizzare le cose che magari vengono indicate dal comitato storico scientifico. Responsabile politico è il sottosegretario Lotti. Voglio dire, quali sono le priorità che abbiamo noi, e una battuta poi storica. Le priorità sono in due direzioni, non voglio parlarne, insomma, sono i giovani. Abbiamo una convenzione a cui contribuiamo anche noi con il Ministero della Pubblica Istruzione, e favoriamo e cerchiamo di far vivere tutte le iniziative che fuori anche dall'azione centrale ci sono, perché si portino i ragazzi e i giovani a ragionare, a vedere. La Prima Guerra Mondiale è stata così atroce, a vedere i camminamenti. Io sabato scorso sono stato all'inaugurazione, all'apertura di un museo a 2700-800 metri sulla Marmolada. Poi ci sono un altro pezzetto di funivia di 300 metri, che arriviamo a 3200, dove c'è una terrazza che ti fanno vedere tutte le cime delle Dolomiti. Una cosa realizzata da un privato, secondo me assolutamente affascinante. Io la conoscevo, lo dicevo prima, che questa montagna, perché oltre 50 anni fa ci ho fatto un campo invernale del battaglione alpino Bolzano, quindi io mi trovavo del Gran Sasso in mezzo ai tedeschi e ai veronesi, ma insomma stavo bene, a piedi un pezzo, non in cima. Ma ecco, io penso che se noi portiamo i giovani lì, possono capire in maniera straordinaria cos'è stata questa guerra. Arrivavano lassù per salire dai 1000 metri di un punto di partenza, eccetera, vicino a Canazei, ci vogliono 9 ore. 9 ore con tutte poi le soste che sarà necessario fare. E lì dire su questi crepacci, questi ghiacciai, dire ai giovani: qui trascinavano i cannoni, i mortai, da qui passava il cibo, da qui passava ogni cosa, e si fronteggiavano lì, proprio a 3000 metri, dove con gli austriaci che avevano realizzato la città del ghiaccio, una cosa immensa, una genialità. Del ghiaccio che adesso è stata distrutta dal movimento e dal ritiro del ghiacciaio più grande, e gli italiani dalle caverne e salivano lassù. Questo è importante, vederlo. E noi, se abbiamo la possibilità, vorrei proprio fare un programma di mandare i giovani delle scuole medie superiori lassù a dare uno sguardo, perché l'obiettivo anche del nostro lavoro è questo: non celebrare, perché la guerra non la celebra nessuno, non è che, cioè, noi abbiamo celebrato i caduti di tutti i paesi che si sono scontrati. C'era il presidente Napolitano, c'era la presidente del Senato dell'Austria, al posto del presidente della Repubblica, presidente della Repubblica Croazia e Slovenia, re di Puglia con il concerto di muti. Quella è una celebrazione dei caduti.
e non accettiamo discussioni su questo, tutti, perché è stata una tragedia dell'umanità. E poi il silenzio per 15 paesi messi in collegamento radio straordinario all'altopiano di Folgaria, dinanzi al Pasubio, lì con gli strapiombi. Fresu, questo trombettista nostro sardo molto bravo, ha fatto ascoltare questo silenzio straordinario. C'erano 2000 persone con una pioggerellina leggera, si poteva sopportare, e lì sopra. Queste celebrazioni, altre cose le abbiamo fatto partecipando ad iniziative ed aiutandole. L'altro è al mezzogiorno pensare, nelle regioni dove si è combattuto è ovvio che c'è molto movimento, partecipiamo anche noi, ma le regioni e le strutture locali sono impegnate, a parte i colori della politica che hanno, con molta determinazione. Sul sabato erano presenti il presidente della provincia di Trento, di Bolzano, insomma tutti, e quindi è stata una cosa assolutamente straordinaria. Ho chiuso dicendo solo questo: uno storico importante inglese, 5, 6, 7 mesi fa, io l'ho preso allora un volumone, e come vi ripeto ci credo veramente di abbeverarsi al fonte della storia, non si può cancellare, io ne sono profondamente convinto. Clark, in 50 pagine di questo suo volume, dimostra che al momento in cui, dopo le cannonate degli austriaci contro Belgrado, nel giugno del 14, dopo pochi giorni prima, la cosa camminò, perché anche queste cose così drammatiche l'uomo è abituato a farle scivolare a volte. La storia è piena di cose che sono accadute e non le volevano. Perfino Guglielmo II in quei 15 giorni bloccò i militari che stavano facendo partendo i treni dalla Spagna per la Francia, perché aveva capito finalmente che la Gran Bretagna sarebbe entrata in guerra. Pensavano di fare la guerra contro la Francia e la Russia lì. E lì notizie attraverso anche le parentele, lo ha citate qui, che c'era anche questo, perché erano convinti che la Gran Bretagna... La Gran Bretagna invece dalla esposizione a Parigi del Novecento sapeva che la corsa tecnologica della Germania era paurosa, e che una Germania che conquistava il controllo di tutta l'Europa continentale per loro diventava. E allora si cercò di fermare, non ci si riuscì. Il libro è intitolato I sonnambuli. Noi chiediamo proprio ai nostri responsabili di essere chiari anche in questa crisi che c'è, e speriamo di far fare quei passi più veloci sul ruolo che sarebbe grande dell'Europa, economico, politico, e si sentono degli scricchiolii. Oggi Poroshenko chiede le armi pesanti agli americani, è da discutere se la NATO ha i confini con l'Ucraina, insomma è una cosa, una scelta. L'Ucraina può avere il diritto di venire in Europa, e lasciamoglielo, e noi aiutiamola, e critichiamo Putin, ma portare la NATO lì, proprio al confine, e questa è una scelta che politicamente forse non si doveva fare, almeno questo è il giudizio personale dell'ex politico, data l'età, Franco Marini, ma io ne sono profondamente convinto. Scusate, mi sono rubato un po' di tempo in più, ma insomma è l'occasione che è capitata e l'ho fatto. Grazie. Ringrazio il Presidente Marini, anche perché ha dato una relazione, un saluto talmente ampio che molti degli intervenuti dovranno stringere, perché ormai ha detto quasi tutto quello che c'è da dire. Ma lo ringrazio anche per un'altra cosa, perché nella sua attività di Presidente di questo Comitato per il ricordo della Prima Guerra Mondiale ha dato un'impronta assolutamente non retorica, e come sentirete stamattina, anzi l'avete già sentito, perché la prima ad apprendere questo insegnamento è stata la Presidente Sereni, che ha introdotto i nostri discorsi, il nostro dibattito con una intemerata, chiamiamola così, contro la guerra, e con un tono assolutamente non celebrativo, non tronfio, non retorico, ricordandoci che le guerre, anche quelle vinte, uso le sue parole, sono guerre perse in quanto guerra. Beh, insomma, il Presidente Marini
ci ha aiutati a ragionare in questo modo sulla Prima Guerra Mondiale, senza nulla togliere al fatto che è un caposaldo della nostra storia, che siamo qui a ricordare i 100 anni della nostra entrata in guerra, però anche ricordando gli orrori e perché, diciamo, di simili vittorie non vorremmo vederne mai più, ecco, non vorremmo vedere mai più vittorie conquistate su teatri come quelli della Prima Guerra Mondiale, che, come ha prima ricordato, si è trascinata dietro la Seconda Guerra Mondiale, un'età di mezzo delle dittature, e che, anche questo lo ho già detto, forse è precipitata in quel modo per le tecnologie che sono cominciate a vedersi nel Novecento, l'uso spasmodico del telegrafo, che era allora quello, l'equivalente di quello che per noi è internet, ha reso dei corpi diplomatici assolutamente impreparati ad affrontare le eventualità che dovettero affrontare nel luglio del 14, fine giugno l'attentato di Sarajevo, inizio agosto la guerra, nel senso che i diplomatici abituati a prendersela comoda, a studiare le sfumature, lì col telegrafo e con i giornali tutto gli ha preso la mano e si comportarono, insomma, i regnanti si fecero per l'appunto prendere la mano e precipitarono l'Europa e il mondo in qualcosa che non era previsto. C'è fra noi, avete visto nel programma, un professore che manca, che è il professor Gibelli, che ha mandato una relazione che io ho letto in anticipo, ma che potrete leggere tutti perché è lì su quel tavolo a disposizione di ognuno di noi, che proprio su questo tema ha fissato la sua attenzione, e adesso non starò a leggervelo ovviamente perché faremo un dibattito asciutto, ma ha ricordato che l'Italia fece eccezione a questo quadro del precipizio dei sonnambuli del luglio del 14, perché l'Italia ebbe 10 mesi per pensarci bene, fra l'agosto dell'esplosione della guerra e il maggio quando entrò. 10 mesi sono 10 mesi. Bene, in questi 10 mesi per noi non furono 10 mesi di riflessione, ma 10 mesi di convulsioni e di precipizio ideale, nel senso che si formarono due fronti, uno ipermaggioritario, il fronte neutralista che perse, cioè il fronte neutralista, coloro che non volevano l'intervento nella Prima Guerra Mondiale, volevano rimanere neutrali, come l'Italia si era dichiarata fin dall'inizio, a parte comprendere i due grandi partiti di massa che si affacciavano allora sulla scena politica, il Partito Socialista e il Partito Popolare, ma aveva anche solidi ragionamenti, solide elite, anche se era connotato da una certa eterogeneità, come peraltro anche quello interventista, ipermonetario, ma che aveva dalla sua delle forze, gli intellettuali che furono quasi tutti interventisti, alcuni personaggi carismatici come Benito Mussolini, che proprio in quei mesi passò dalle posizioni neutraliste a quelle interventiste, lasciò il Partito Socialista e fondò un giornale, Il Popolo d'Italia, che divenne un organo di agitazione molto importante. E poi ovviamente, ma solo dopo, un mondo di interessi economici o di interessi economici legati a nuovi vincoli con l'Europa e non più con quelli a cui eravamo legati dal 1982, perché non va dimenticato che noi mollammo un'alleanza, non dico la parola tradimmo perché in questi consessi non si può usare, però di fatto noi stavamo da 34 anni in un'alleanza che era stata rinnovata 7-8 volte, che aveva educato interi stati maggiori, diplomatici, non era un'alleanza così nata il giorno precedente,
La mollammo non per tenerci fuori, ma per passare all'alleanza contraria. Era come se in un momento decisivo della storia fossimo passati, non so, dalla NATO al patto di Varsavia o viceversa, insomma, una cosa di non poco, momento. E per di più intervenimmo nella prima guerra mondiale dopo un mese, quello che è passato alla storia come il maggio radioso, le radiose giornate del maggio del 1915, in cui di fatto la piazza coartò il Parlamento, che come vi ho detto prima era in maggioranza neutralista per non intervento, e ponendo le basi sia dell'intervento ma sia di fatti più sgradevoli accaduti in anni successivi, non ultimo la marcia su Roma nell'ottobre 22. Cioè, quello che accadde nel maggio del 1915 e quello che ci portò nella prima guerra mondiale era qualcosa di molto simile, tra l'altro con molti protagonisti e molti connotati ideologici, di quello che ci portò poi nell'avventura fascista e poi nella seconda guerra mondiale, che perdemmo chiudendo così il cerchio. Perdemmo anche se, grazie alla nobile azione partigiana, noi, e qui si unisce il doppio mandato di Franco Marini, noi lo ricordiamo per i 70 anni della Resistenza, però comunque fu una guerra almeno parzialmente persa, ecco, non so come usare altri eufemismi che si usano in questi momenti. Morale della favola. Quell'avventura è un'avventura da ricordare più alla maniera in cui in quei brevi cenni l'ha ricordata il presidente, la presidente Sereni, io non so mai in queste sedi come si debba dire, però insomma diciamo la presidentessa, la presidente Sereni, che come è stata ricordata nei 100 anni passati, ma do la parola al primo di voi. È in ordine tematico, non di importanza e non alfabetico. Quindi il primo è il professor Angelo Ventrone, che parlerà della società europea e della guerra rigeneratrice. Grazie professore. Bene, mi ero preparato un intervento fiume, ma visto i tempi sarò costretto a accorciarlo. E allora, oltre a ringraziare le autorità che ci ospitano, vorrei occuparmi di una questione essenziale in particolare. E perché la guerra nel 1914 appare una soluzione ai mali del presente? Perché la guerra è desiderata, amata, festeggiata da ampi settori dell'opinione pubblica? Perché appare un'esperienza rigeneratrice, salutare, tanto per l'individuo quanto per la propria comunità. Noi oggi sappiamo che in realtà la maggioranza della popolazione europea non voleva la guerra. Paradossalmente proprio in Germania, che poi alla fine della guerra viene accusata di essere la responsabile principale del conflitto, proprio in quel paese si svolgono le manifestazioni pacifiste più numerose, a pochi giorni dallo scoppio della guerra. Però quando la guerra arriva, molti la festeggiano, ancora di più l'accettano e si preparano a combatterla. La guerra, da questo punto di vista, non fu frutto di un'ondata irrazionale, emotiva, ma fu, come cercherò di riassumere, un atteggiamento, un desiderio nato anche per rispondere alle sfide che la società contemporanea poneva, per riuscire a dominare le trasformazioni che la scienza e la tecnica stavano producendo e diffondendo in tutto l'Occidente. Quindi la questione da porre al centro è che tra fine Ottocento e inizio Novecento l'uomo perde definitivamente la propria centralità nell'universo, no? Finisce ogni residuo antropocentrismo. Questo perché? Pensiamo ad esempio al darwinismo. Charles Darwin ci dice che in fondo la vita è lotta per l'esistenza, le specie lottano, vincono o perdono e scompaiono o comunque vedono il loro habitat restringersi sempre di più. La vitalità di una specie
è dimostrata dalla capacità di conquistare spazio vitale, e questo vale tanto per le piante quanto per gli animali, quanto per l'essere umano. Pensiamo ancora ad esempio alla geologia. La geologia ancora a fine 1600 ritiene che la Terra abbia circa 4.000 anni di vita, risalendo, no, 2.000 anni fino a Cristo, e poi contando le generazioni che sono comparse, che sono, di cui si parla nella Bibbia. E invece piano piano si scopre che la Terra ha centinaia di milioni di anni, che vuol dire che tante specie sono apparse sulla Terra, sono scomparse come i dinosauri, e prima o poi anche l'uomo affronterà la stessa sorte. Vengono scoperti gli atomi, vuol dire che quello che noi vediamo che appare solido in realtà è per lo più composto di vuoto, e in più gli atomi perdono energia, quindi anche il Sole un domani si raffredderà, si spegnerà. La vita, cioè, è destinata a finire sulla Terra. Pensate alla scoperta della relatività, anche il tempo è una misura relativa, non esistono più certezze. O anche, ed è una scienza nuova proprio di quegli anni, alla psicanalisi, che fa saltare del tutto il confine fra ciò che è razionale e ciò che è irrazionale, tra il desiderio di vita e il desiderio di morte, tra ciò che è presente e ciò che è passato, no? Freud ci spiega che il passato vive nel presente, no? vive dentro di noi. A questo dobbiamo aggiungere tutti gli enormi progressi tecnologici che si sviluppano in quegli anni. Il telefono, il radiotelegrafo, la bicicletta, questo strano oggi a noi fa sorridere, ma all'epoca è uno strumento che non solo già i primi del Novecento raggiunge i 90 km all'ora, no? È capace di raggiungere 90 km all'ora, ma è associato poi all'anticonformismo, in realtà anche alla libertà sessuale. I giovani con le biciclette si sottraggono rapidamente alla vista dei genitori della propria comunità, un po' quello che accadrà con le utilitarie negli anni 50 e 60 del nostro secolo. Poi l'automobile, 140 km all'ora inizio del Novecento, i treni 120, l'aeroplano, la vita quindi si accelera, e naturalmente nasce anche il desiderio di ritrovare stabilità in questo continuo e caotico movimento. Pensiamo anche alle arti del tempo, la scultura che mescola pieno e vuoto, per esempio la scultura contemporanea di inizio Novecento, il cubismo che ci insegna che un oggetto, una persona, tutto può essere guardato da tanti punti di vista, no? Che si sovrappongono, ognuno mostra qualcosa di diverso. L'impressionismo che fa saltare i confini tra i colori e tra gli oggetti. L'uso del cemento, del vetro nell'architettura, cos'è pieno e cos'è vuoto, no? Qual è il confine fra interno ed esterno. La simultaneità del cinema, si assiste nello stesso momento, anche a volte, anche nel teatro, soprattutto futurista dell'epoca, a scene che si svolgono nello stesso momento ma in luoghi geograficamente distanti. Quindi questo appunto fa saltare tutte le sicurezze e riduce lo spazio che l'uomo, la centralità che l'uomo aveva nell'universo fino a quel momento. Sono fenomeni difficili da governare. A tutto questo dobbiamo aggiungere che proprio mentre l'Europa conquista l'intero pianeta durante l'imperialismo, cominciano già ad avvertirsi i primi segni, i primi scricchiolii. Il Giappone, un paese che è uscito dal Medioevo molto rapidamente, diventa già a fine 800, inizio 900, una potenza capace di espandersi, una potenza industriale, militare, per non dire anche degli Stati Uniti. Insomma, in quegli anni si comincia a parlare di crepuscolo dei popoli, di un'atmosfera simile alla caduta dell'impero romano. La fantascienza da questo punto di vista è molto significativa, in particolare a mio avviso le opere di Herbert G. Wells, uno dei padri della fantascienza, quella che poi è stata chiamata fantascienza, che mostra nei suoi libri quali sono i rischi e anche le paure del suo tempo. In particolare in uno dei suoi romanzi, La macchina del tempo, parla della devoluzione, cioè l'uomo
No? Nella storia gli organismi semplici sono diventati sempre più complessi nel corso dell'evoluzione. Adesso invece le mollezze della vita comoda, l'utilizzo delle macchine, no, spingono gli individui a semplificare sempre di più le loro operazioni, la loro capacità, e quindi appunto Wells parla di devoluzione. Cioè, nel corso della storia la vita, no, torneranno a dominare il mondo organismi unicellulari o comunque estremamente semplici. C'è una domanda in un altro romanzo di Wells che mi sembra fondamentale. Nel Risveglio del dormiente Wells immagina il mondo del futuro, la Londra del 2103, è un mondo infernale, dominato dalle macchine, da una dittatura dispotica, e fa porre al protagonista del romanzo una questione, una domanda essenziale. Ma noi stavamo costruendo questo futuro infernale senza renderci conto di quello che stavamo, facendo. Anche le scienze che si occupano proprio dell'uomo denunciano che la modernità sta modificando l'universo materiale in cui l'uomo vive, e quindi anche l'uomo stesso. Georg Simmel, un grande sociologo, ancora oggi interessantissimo, di quegli anni, nelle Metropoli e nella vita dello spirito, ad esempio, sottolinea che nella vita moderna c'è un eccesso di stimoli, cambia tutto troppo rapidamente, nella metropoli l'uomo frequenta persone che non conosce, è circondato da persone che non conosce, a stento saluta il proprio vicino, lotta per conquistare anche solo un sedile nella metro o nel bus, e tutto questo lo logora il suo sistema nervoso. E siccome vive in un ambiente in cui non ha relazioni affettive con gli altri, domina, lui dice, l'elemento razionale, cioè il calcolo dell'utile. Il rapporto con i suoi vicini è basato sull'utilità, non è un rapporto affettivo, di scambio. Tutto questo è molto importante, perché voi pensate alle figure della letteratura del tempo, l'uomo senza qualità di Musil, ad esempio, o la figura dell'inetto di Italo Svevo, per non dire del decadentismo. La nevrastenia, non a caso, viene vista, cioè la debolezza di nervi, no? Viene vista come la malattia del secolo. Se voi avete la curiosità di sfogliare i rotocalchi dell'epoca, ad esempio la Domenica del Corriere, trovate tante pubblicità di rinvigoritori, cioè l'impressione, la paura che l'uomo stia perdendo energia e che quindi debba, attraverso compresse di vario tipo, attraverso magari cinture di pile a secco che lo ricaricano, no? Da portare legate alla vita, vedete come siano frequenti queste pubblicità e come quindi rispondano a timori diffusi. Nella vita moderna l'uomo si allontana dalla natura, la vita diventa sempre più artificiale e quindi c'è un impoverimento emotivo. Ci si allontana dal proprio corpo, quindi dalle proprie emozioni, si rompono i legami con gli altri appartenenti alla propria comunità. C'è un testo scritto poco prima della guerra da Giovanni Papini, una raccolta di suoi scritti, si intitola non a caso Maschilità, che è molto interessante, perché in uno di questi racconti dice: beh, io scrivo, sono a casa, scrivo, poi a un certo punto mi stanco, esco, vado in campagna, mi arrampico su una montagna, sento il vento che mi accarezza i capelli, no? Lotto, mi sforzo di salire sulle rocce, torno a casa e torno a scrivere e escono dalla mia penna parole più maschie. No? Effettivamente questo è il problema, è il ritrovare il rapporto con la natura e con il proprio corpo. L'eugenetica del tempo, la scienza che nasce per migliorare la qualità biologica dell'essere umano, denuncia che l'uomo occidentale, cioè l'uomo industrializzato che vive nelle città moderne, ha più carie degli altri popoli, ha la vista più debole, l'udito più debole, perde prima i capelli, no? Ci sono più riformati alla visita militare, si diffondono i vizi, la morfinomania nelle classi elevate, l'alcolismo nelle classi privilegiate, aumentano i suicidi e via dicendo. Cioè l'eugenetica denuncia che la società contemporanea sta nei fatti provocando una decadenza morale, una degenerazione fisica dell'uomo occidentale. Tutto questo aggravato dalle scoperte di Mendel, che dimostra che ci sono dei caratteri ereditari e che quindi solo genitori sani possono produrre figli sani. Non è un caso che negli Stati Uniti,
che il paese che vive questa immigrazione di massa e che è il più, uno dei più moderni sicuramente in quegli anni, cominciano a nascere, a essere promulgate leggi per sterilizzare, no, coloro che sono considerati indegni di procreare. Addirittura nascono le prime ipotesi di usare l'acido carbonico, come l'operazione T4, no? Nella Germania nazista, per sopprimere queste, quelle che i nazisti avrebbero chiamato vite indegne di vita. Naturalmente negli Stati Uniti tutto questo non avviene, però ci sono alcuni scienziati radicali che cominciano a parlare di questi temi. Quindi vedete come la tecnica e la scienza siano nello stesso tempo, rappresentino nello stesso tempo la malattia e la medicina per guarire. Leggo rapidamente alcune frasi, no, che sono significative, credo, per mostrare quanto la guerra appaia effettivamente il rimedio a questa degenerazione progressiva che l'Occidente sta conoscendo. Benedetto Croce dice che la guerra, no, che pure guarda con una certa distanza, la guerra comunque può riuscire a risolvere questo sentimento, questo calo della disciplina sociale dell'epoca. Gli uomini non si sentono, lui dice oggi, gli uomini non si sentono più legati a un gran tutto, non si sentono più parte di un gran tutto. Mario Morasso, un nazionalista, dice che la società moderna promette a tutti, no? Promette a tutti che si possa ottenere tutto, invece non può distribuire la ricchezza a tutti quanti. E quindi dà vita a una competizione distruttiva. La pace produce spossatezza, vite miserabili che non sarebbero nate se si fosse dovuto lottare per la vita. Vite miserabili, cioè degenerate, no? Nella pace i deboli si moltiplicano, vite che degradano il sangue della nazione. Quindi la guerra appare, come si dice, un colpo di frusta che costringe i mediocri a uscire dalla loro apatia e costringe, no, alla selezione naturale. La guerra, si dice, ha un potere disinfettante della società. Questi sono i termini che si usano. C'è in uno scritto di Filippo Tommaso Marinetti, tutto questo è molto chiaro. Scrive, la guerra non può morire poiché è una legge della vita. Vita è uguale aggressione. Pace universale è uguale decrepitezza e agonia delle razze. Guerra è uguale collaudo sanguinoso e necessario della forza di un popolo. La violenza quindi ha un compito etico che noi oggi, dopo i 10 milioni di morti della prima guerra mondiale, 50 della seconda guerra mondiale, Auschwitz, Hiroshima, non riusciamo a comprendere, ma la prima metà del Novecento in molti hanno creduto che avesse proprio un compito etico. Per chiudere, ci sono parole molto chiare di Zweig, uno scrittore austriaco, che quando scoppia la guerra, quando viene dichiarata la guerra, è a Vienna, e ugualmente descrive bene la gioia che si diffonde, no, in una parte della popolazione, come ho detto, non in tutta. In quell'ora tutti avevano l'impressione di partecipare alla storia del mondo, di vivere un istante unico, nel quale ciascun individuo era chiamato a gettare nella grande massa ardente il suo io piccolo e meschino per purificarsi da ogni egoismo. Ciascun individuo assisteva ad un ampliamento del proprio io. Non era cioè più una persona isolata, ma si sapeva inserito in una massa, faceva parte del popolo. Ecco, quindi la guerra appare lo strumento più potente, più radicale, per poter uscire da quella gabbia d'acciaio del proprio io piccolo e meschino che ad alcuni appare troppo stretta, appunto. La guerra, scrive un soldato poeta inglese, ci ha fatto tuffare come nuotatori felici nella purezza. In conclusione, queste riflessioni mostrano quanto sia stata forte la ricerca di una vita autentica che in realtà ha accompagnato tutte le culture rivoluzionarie del Novecento. E quindi mostra un legame forte anche con i regimi totalitari. Da questo punto di vista, a me sembra che la Prima Guerra Mondiale sia stato il primo tentativo per domare la società della scienza e della tecnica, per rimettere l'uomo in contatto con se stesso e con gli altri,
per rigenerarlo, tanto dal punto di vista fisico che morale. Nel dopoguerra, lì dove i sistemi parlamentari non riusciranno ad assorbire le tensioni che la guerra ha esasperato, in questi paesi saranno i regimi totalitari a presentarsi come il secondo tentativo per raggiungere gli stessi scopi, ma anch'essi, questa volta possiamo dire per fortuna, falliranno. Grazie. Grazie al professor Ventrone. Appunto, come ha appena ricordato, come scrivevano, la guerra vissuta come un ampliamento del proprio io, come un modo di ritrovare la vitalità, la mascolinità, visto che la guerra era combattuta dai maschi, a dispetto del mondo della tecnica, ma c'era un mondo che, un altro mondo che invece la guerra avrebbe potuto o dovuto evitarla, ed è il mondo delle diplomazie, di cui ci parlerà adesso Simona Colarizzi, anche di questo mondo della diplomazia che era stritolato fra la partecipazione alle idee che ci ha descritto il professor Ventrone e i doveri che erano quelli di preservare la pace. Buongiorno, ha ragione Paolo Mieli a dire di parlare del mondo della democrazia, perché il titolo della relazione che mi è stata assegnata è Governo e Parlamento. Però ha ragione Paolo, ha ragione Mieli naturalmente. Perché Paolo. Noi ci conosciamo da bambini, quindi non possiamo nascondere. Perché in realtà la politica estera all'epoca della Prima Guerra Mondiale è una politica estera che si fa nelle segrete stanze, cioè il Parlamento non viene informato che alla fine delle trattative della politica estera, e questo è piuttosto importante per discutere di quello che si può considerare il dramma della neutralità. Il dramma della neutralità lo dividiamo magari in tre atti, no? Ecco, e il primo atto di questo dramma della neutralità, che dura ben 10 mesi, no? Dall'agosto alla fine del maggio, alla fine di maggio del dall'agosto del 14 alla fine del maggio del 1915. Ebbene, lo dividiamo in tre atti. Il primo atto è sicuramente fine maggio, diciamo 10-15 agosto 1914. Cioè, secondo atto, poi li spiego. Secondo atto io lo metterei appunto dalla seconda metà d'agosto del 1914 al 17 aprile del 1915. È il momento in cui si sviluppa la grande discussione sull'intervento, perché il 17 aprile del 15 secondo me deve chiudere questo secondo atto, perché viene firmato il patto di Londra. Il patto di Londra che vincola l'Italia all'intervento. Il terzo atto va dal 17 aprile del 1915 alle gloriose giornate di maggio e poi alla dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria, perché dobbiamo ricordare che la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania avverrà solo un anno dopo. Allora, andiamo a vedere. È un dramma, la neutralità italiana, anche da un punto di vista appunto del governo e del Parlamento, e poi dice molto di quello che sarà lo sviluppo della guerra e dice molto di quello che sarà il dopoguerra. Paolo Mieli accennava al fatto che con la Prima Guerra Mondiale si inaugura quella che è stata chiamata da molti storici la guerra dei 30 anni, no? C'è una continuità tra il 1914, il 1939 e poi ovviamente il 45. Allora andiamo a queste prime giornate, al primo atto, molto naturalmente, molto brevemente, quando
il Parlamento, il governo, l'intero paese italiano guardano con angoscia quello che sta succedendo in queste giornate dopo l'assassinio dell'erede al trono degli Asburgo. In realtà in queste giornate c'è una sorta di catena di dichiarazioni di guerra che a questo punto fanno vedere quelli che erano i due schieramenti, delle alleanze strane, nel senso che quando l'Austria dichiara guerra alla Russia, a questo punto si muovono tutte le pedine di un'alleanza, nel senso che la Francia va in soccorso della Russia, la Germania va in soccorso dell'Austria, l'Inghilterra rimane sospesa per qualche giorno, ed è importante questa sospensione perché forse ancora qualcosa poteva succedere, poi la Germania invade il Belgio e questo, diciamo, è il pretesto per l'intervento della Gran Bretagna. È il pretesto perché naturalmente, diciamo, ufficialmente la Gran Bretagna va in guerra per difendere la neutralità del Belgio, neutralità che era stata accettata da tutte le potenze. In realtà l'idea di avere la grande potenza tedesca sulle rive della Manica non poteva essere sopportata dalla Gran Bretagna. Questo meccanismo di alleanze tra potenti è un meccanismo che inevitabilmente, quasi inevitabilmente si salda. La cosa che colpisce di più è che in realtà le tensioni che esistevano tra gli stati e che si erano esasperate per tutta quella che è l'epoca del grande imperialismo, della grande corsa di queste ricchissime potenze del mondo, le più moderne, tecnologicamente le più avanzate, questa grande corsa aveva già creato delle tensioni tali che la guerra teoricamente era inevitabile. Eppure arriva all'improvviso. Kipling annotava sul suo diario: incidentally Armageddon begins, cioè per caso è cominciato Armageddon. No, Armageddon non va per caso, nel senso che la tensione si era cominciata a salire e che la fiducia nelle diplomazie era tale da, diciamo, da coprire gli occhi, da non voler vedere quello che in realtà era abbastanza inevitabile. In tutto questo, diciamo, intreccio di alleanze, qual era la posizione dell'Italia? La posizione dell'Italia era anche lei intrecciata nelle alleanze, perché al di là del fatto che anche l'Italia voleva concorrere alla corsa delle potenze. L'Italia si era legata, l'ha ricordato Mieli, fin dal 1882 alla Germania e in questo modo anche all'Austria-Ungheria, era la famosa triplice alleanza. Questa triplice alleanza che era sempre stata rinnovata, anche se naturalmente c'era qualche problema, perché va bene l'alleanza con la Germania, ma con l'Austria andava meno. Bene, in quanto era rimasto aperto il contenzioso risorgimentale sulle cosiddette terre irredente. Però valevano meglio i vantaggi che la Germania offriva. Quali vantaggi? Beh, i vantaggi che la Germania era una grande potenza in Europa, era uno dei décideurs del mondo internazionale. L'Italia era un paese giovane, era appena arrivato nel concerto delle potenze, la Germania l'appoggiava anche economicamente, naturalmente erano forti gli interessi della Germania in Italia, e la Germania la proteggeva perché anche l'Italia desiderava entrare nella corsa delle potenze e la guerra di Libia era stata il primo passo. Detto questo, naturalmente nel momento in cui i Balcani cominciano ad esplodere, Sarajevo è solo uno dei momenti di due guerre balcaniche che avevano incendiato appunto i Balcani,
In Italia si alza la tensione irredentista, vale a dire che i popoli slavi che si ribellavano contro il dominio dell'Austria-Ungheria, esplicitamente nei circoli patriottici si parlava di imitare il Piemonte, cioè la Serbia doveva essere là come il Piemonte per il risorgimento italiano, avrebbe dovuto prendere in mano le sorti dei popoli slavi contro gli Asburgo. Naturalmente gli italiani invece guardavano a quelli che erano gli interessi degli italiani da redimere e quindi si era alzata questa tensione. Si era alzata questa tensione, ma in realtà nel momento in cui esplode la guerra, diciamo, non c'è un interesse immediato dell'Italia a partecipare a questa guerra, perché teoricamente l'Italia avrebbe dovuto partecipare alla guerra al fianco dell'Austria-Ungheria e della Germania, e questo ovviamente non era escluso. C'era il Trattato della Triplice, ma il Trattato della Triplice era facilmente aggirabile, in quanto, come in tutti i trattati internazionali, fa eccezione il patto d'acciaio, come in tutti i trattati internazionali c'è ovviamente la clausola che si va in difesa dell'alleato aggredito, ed era molto difficile vedere nell'Austria o nella Germania un alleato aggredito, era un alleato aggressore, per cui diciamo ci sono molte ragioni, i neutralisti sono la grande maggioranza del paese in quell'agosto, in quei primi giorni d'agosto del 1914, no? L'Italia non ha un interesse immediato in questa guerra, l'Italia è un paese fragile socialmente, c'è stata appena la settimana rossa del 1914, è un paese fragile economicamente, peraltro tra l'altro in parte dipendente dalla Germania, vedi caso anche allora. E, è un paese che aveva anche consumato una parte importante del suo potenziale militare con la guerra di Libia. La guerra non la voleva il Parlamento Giolitti, non la voleva e non la voleva la grande maggioranza del Parlamento giolittiano, naturalmente, non la volevano i cattolici che sono importanti all'interno del Parlamento, perché nel 13, grazie al patto Gentiloni, i giolittiani e una parte dei liberali erano deputati gentiloniani, non è ancora nato il Partito Cattolico, però le forze cattoliche sono importanti. Non la volevano i socialisti, che sono un partito di massa importante, non la voleva il paese nella sua grande maggioranza, non la voleva il Papa. Insomma, diciamo, l'Italia era neutralista, e con questo arriviamo al secondo atto. Paolo, dammi un segno, perché arrivare al terzo atto sarà difficile. Allora, il secondo atto è appunto che cosa succede fra quella metà di agosto in cui tutto il paese è neutralista e quel 17 aprile quando i governanti, il ministro degli esteri Sonnino e il capo del governo firmano il patto di Londra. Succede una cosa che va spiegata, nel senso che la guerra inizia in Europa e questa guerra è una guerra devastante. È una guerra che fin dal primo momento ci si rende conto di quanto ci ha raccontato anche la Presidente del Senato. E naturalmente il Senatore Marini. È una guerra che porta massacri inauditi, perché è una guerra moderna combattuta con armi antiche. Della Camera. Mi scusi, Presidente. Non è vero, è troppo giovane per il Senato. Allora, scusate le gaffe che si fanno mentre si parla così con un po' di emozione. Allora, e naturalmente è chiaro, è una guerra appunto combattuta con armi, una guerra moderna combattuta con armi antiche e moderne, vale a dire
Il massacro è sicuro, è ovvio, si va a cavallo contro le mitragliatrici, si va all'assalto alla baionetta contro i carri armati, è chiaro che questa guerra è una strage. Per di più le potenze sono tutte molto equilibrate, sono le massime potenze del mondo, sono ricchissime. Hanno i loro arsenali, vengono riempiti continuamente di armi e di nuove armi. E quindi questa guerra non si può risolvere con una battaglia risolutiva, come avevano pensato in tanti. In realtà non c'è una battaglia risolutiva. Già nel dicembre si fanno le trincee, di cui abbiamo già sentito parlare. C'è un'osservazione fatta da alcuni generali francesi che dicevano che se si procedeva in questo modo, l'osservazione del dicembre, loro pensavano, cioè, se si procedeva a passi così lenti, ci sarebbero voluti 18 anni per varcare la frontiera tra la Francia e la Germania. Quindi questa è la situazione. Perché questa situazione e queste stragi? Che gli italiani sapevano, conoscevano molto bene, non è che le ignoravano. E come mai invece più queste notizie del sangue versato e delle vittime invece alzavano il tenore della propaganda interventista? Cioè più sangue si versava, più scompariva la visione, l'illusione di una guerra breve, più saliva la tensione per portare l'Italia all'intervento. Perché? Questo è ovviamente uno che gli storici hanno molto dibattuto e che ha una sua risposta, perlomeno a mio giudizio, nel fatto che a quel punto tutti gli stati promettono. Hanno bisogno di avere alleati. Ormai avevano capito, sapete, avevano capito che non era con una battaglia risolutiva che si potesse alterare l'equilibrio tra le potenze. Per cui era chiaro che l'idea che aumentando il numero degli alleati, forse l'ago della bilancia sarebbe andato da una parte invece che dall'altra. Cioè era la quantità di forze che si doveva mettere in campo. In questo senso tutti fanno pressione sull'Italia, come fanno pressione peraltro sulla Grecia, sulla Romania, sulla Bulgaria, sul Portogallo, non è solo l'Italia, sulla Turchia, la Turchia è il primo anello a cadere nella illusione della guerra. E promettono per esempio austriaci e tedeschi. I tedeschi vanno e cominciano a promettere tanto o parecchio, l'infelice parecchio di Giolitti, però non perché l'Italia entra in guerra, quello era escluso, non potevano pensare che l'Italia sarebbe entrata in guerra al loro fianco, ma perché l'Italia rimanesse neutrale, cioè spingevano perché l'Italia rimanesse neutrale. Offrivano un confine all'Isonzo, alla fine erano riusciti persino a offrire proprio alla fine Trieste città libera e si allargavano un po' ogni tanto via via che i mesi passavano. Dall'altra parte Inghilterra e Francia offrivano molto di più. Cioè in pratica offrivano quasi tutto quello che l'Italia chiedeva, però naturalmente chiedevano la guerra, chiedevano l'intervento in guerra, cioè il prezzo era più alto, da una parte la neutralità e dall'altra l'intervento. Perché è più credibile l'offerta che viene dagli inglesi dell'offerta che viene dai tedeschi? Perché sapete, un po' si gioca su questo, cioè quanto, al di là del discorso patriottico, al di là del discorso dell'onore dell'Italia, al di là di quanto potesse o meno piacere quel patteggiamento di Giolitti,
anche se ci si deve chiedere come mai poi gli interventisti si scagliano così ferocemente contro il parecchio di Giolitti, dicendo che questo era l'offesa all'onore dell'Italia, e non si scagliano con altri patteggiamenti che si stavano avviando, no? Perché era orribile patteggiare con la Germania e non era orribile patteggiare con l'Inghilterra? A questo punto però quali garanzie poteva avere l'Italia? Chi è che offriva le maggiori garanzie delle promesse? Le offriva la Gran Bretagna o le offriva la Germania? Quale garanzia avrebbe avuto l'Italia nel caso di una vittoria della Germania e dell'Austria? Germania e Austria avrebbero mantenuto la loro promessa nei confronti di un'Italia che aveva violato un patto d'onore, un'alleanza come la triplice. Che garanzia c'era? È certo che dall'altra parte c'era una garanzia ben totale: l'Italia avrebbe combattuto e quindi si sarebbe seduta al tavolo dei vincitori. Ultimo atto di cui non vi parlo, perché sennò Paolo Mieli mi uccide e divento anche io una vittima della Grande Guerra, e l'ultimo atto è quello che va dal 17 aprile del 14 all'intervento in guerra dell'Italia e che pone come grosso problema il colpo di Stato. È stato un colpo di Stato? Non è stato un colpo di Stato? In realtà, nel senso che diciamo, i fatti sono noti, il patto di Londra viene portato in Parlamento, Giolitti si alza e fa un discorso ancora appunto del parecchio, cioè no, un momento, l'Italia si fermi, ci pensi bene, perché bisogna entrare in questa guerra. Questo discorso è applauditissimo, c'è più di 100 biglietti da visita, allora si usava così, vengono recapitati in casa di Giolitti. Il giorno dopo il Parlamento vota la guerra. Che cosa è successo? C'è un ricatto del re, il re aveva messo la sua firma sul patto di Londra, ovviamente una smentita della firma del re poteva aprire un problema istituzionale. È solo questo? Quanto è forte il ricatto della piazza? Quanto è forte, cioè quanto sul Parlamento ha agito però la piazza interventista? E questo è piuttosto importante, perché è uno snodo che ci porta a un discorso sulla modernità ormai della politica, in cui lo si è detto molto, lo si è riconosciuto persino da un Salvemini che diceva in realtà la guerra l'ha voluta e l'ha fatta e l'ha determinata il Corriere della Sera e non il Parlamento e non il governo. Il sistema dei media era già introdotto così forte da superare la volontà di governo e Parlamento. Grazie. Grazie a Simona Collarizzi. A nome del Corriere della Sera chiedo scusa per avervi trascinato in guerra, ma ha ragione lei. E se c'è stato un corpo che ad un tempo fu una vittima, e furono però gli autentici eroi della Prima Guerra Mondiale, perché sapete, la guerra a parole, nelle piazze, nelle manifestazioni, a fare i furbi molestando Giolitti o qualche altro parlamentare, sono buoni tutti. Poi arriva il momento della verità, e nel momento della verità sono le forze armate, 6 milioni di richiamati, 4 milioni e 250 mila al fronte, in una guerra a cui l'Italia era impreparata, insomma. E soprattutto, come abbiamo sottolineato tutti, quegli ufficiali da 32-34 anni, compreso il capo di Stato Maggiore Pollio, no? Quello che era morto nei primi
mesi della guerra, non nostra, ma della guerra mondiale, erano convintamente partecipi dell'alleanza in cui stavamo. Ripeto, come se all'improvviso fossimo passati per quegli anni dalla NATO al Patto di Varsavia o viceversa. Il compito di fare luce su questo dramma e su quelli che furono i protagonisti, gli eroi, quelli ai quali dobbiamo che, nonostante le confusioni di cui abbiamo anche parlato, siamo usciti a testa alta, sono l'oggetto della relazione del professor Nicola Labanca. Signora Vicepresidente, signori Presidenti, autorità, signore e signori, parlare dopo tutte le parole che sono state dette rende le cose più facili, se non per il controllo dei tempi, ma voi ormai già sapete tutto, quindi questo mi permetterà di soffermarmi su alcune considerazioni e di saltare qua e là in un testo che all'inizio forse aveva un'organicità e ormai non l'ha più. Per lungo tempo la discussione pubblica sul rapporto tra forze armate e prima guerra mondiale è stato focalizzato, esattamente come diceva il nostro Presidente, sul problema della preparazione. Era l'esercito liberale preparato ad affrontare la grande guerra? Non lo era? Di chi era la responsabilità? L'Italia liberale, dopo la guerra al brigantaggio, dopo la guerra del 66, di Custozza e Lissa, anche dopo le guerre coloniali in Eritrea e in Libia, si trovava alla sua prima grande prova militare dopo l'unità. Per la prima volta un'enorme guerra di massa, non breve e limitata come quelle sin qui nominate, ma lunga e totale. Alla fine la prova fu vinta. E questo non può essere dimenticato, ma a costi altissimi. E anche questo, 100 anni dopo, non può essere dimenticato. Così alti che in Italia, a differenza di altri paesi europei dove si stabilizzarono i regimi politici dopo la guerra, in Italia il sistema liberale fu travolto e lasciò spazio ad un regime fascista. Come andarono le cose? A dare in pubblico è importante il punto di vista dove ci si pone per capire, perché se ci si pone da un punto di vista di pochi, pensando che siano i molti, questo rischia un po' di falsare. A dare in pubblico una risposta schematica alle domande che ho posto all'inizio su chi dovesse portare le maggiori responsabilità fu il generalissimo Luigi Cadorna. La colpa, nei suoi libri, era del governo e del Parlamento e in fondo del Paese, non dell'esercito e tantomeno del suo comandante. L'istituzione militare, cito, aveva costantemente dimostrato ottimo spirito e le migliori qualità militari, le quali, se fossero state coltivate come sarebbe stato dovere dal governo, dal Parlamento e dal Paese, erano tali da dare il più sicuro affidamento in qualunque evento esso avrebbe pienamente corrisposto al suo compito. Ora, gli storici hanno dato, diciamo, risposte più articolate, se posso usare un understatement. Nella sintesi maggiore oggi disponibile, quella di Mario Isnenghi e Giorgio Rochat del 2000, tanto i militari quanto i politici e quanto in genere l'Italia liberale nel suo complesso portano le proprie responsabilità. Con la sua politica estera senza averne i mezzi e dalle molte incertezze fra potenze centrali e intesa cordiale, con lo scoordinamento fra politici e militari, ma anche con l'accanita difesa da parte di quest'ultimi della propria più lata autonomia, con le sue enormi spese militari mai sino in fondo controllate dal potere civile, nemmeno al tempo delle inchieste parlamentari sulle amministrazioni della Marina e della Guerra del 1904-6 e 1907-9. Lo schematismo di Cadorna oggi non sarebbe più accettabile, nemmeno in senso inverso, non fu solo la responsabilità dei militari. Al punto che oggi i giudizi più sferzanti li troviamo ormai nelle pagine degli storici militari, anzi più esattamente dei militari storici. Il generale Oreste Bovio ha scritto, cito, che se la guerra di Libia aveva colto di sorpresa il generale Pollio, il suo successore Luigi Cadorna fu colto di sorpresa dall'annuncio della neutralità italiana.
Generoso ha aggiunto anche che lo sforzo organizzativo compiuto nei mesi della neutralità fu poderoso, segno che l'esercito possedeva uomini capaci e valorosi, fine della citazione, ma anche che si faceva prendere sovente di sorpresa. Di recente il generale Basilio Di Martino e il colonnello Filippo Cappellano hanno sostenuto che Cadorna non si fosse del tutto lasciato sorprendere, che conosceva quanto si faceva all'estero in termini di organica, di tattica, anche quando ordinava l'attacco frontale, ma hanno anche ammesso, cito di nuovo, nell'analizzare la questione da un punto di vista più strettamente tecnico, è probabile che all'epoca Cadorna non avesse compreso sino in fondo la terribile efficacia della combinazione fra fortificazione campale, reticolato di filo spinato e armi a tiro rapido. In questo quadro, continua ancora i nostri storici militari, in questo quadro a ben poco valeva l'incitamento ad aver fede nell'azione offensiva e l'opuscolo del febbraio 15, noto anche come libretta rossa dal colore della copertina, che incitava all'attacco frontale a massa. Questo opuscolo ripubblicato, scritto al generale Cadorna e ripubblicato nell'imminenza della guerra, era destinato a diventare oggetto di amari commenti. Mentre gli eserciti delle maggiori potenze avevano iniziato a battersi fra di loro già nell'estate del 14, Cadorna stilò assai presto un elenco di ciò che mancava alle forze armate italiane. Badate bene, stilò un elenco, non si dimise, dicendo: io con queste forze non posso portare il paese in guerra. Non si dimise, spiegando chiaro al suo governo che l'Italia non poteva entrare in guerra, ma cercò febbrilmente di alzare il livello della preparazione italiana. Il 21 agosto, 14, aveva già scritto una memoria strategica e, cito, aveva indicato l'obiettivo finale della Sava e cominciò a lavorare in quel senso. Limitò un poco l'ottimismo già il 26 agosto, spiegando al proprio ministro degli Esteri che, qualora ciò non fosse stato possibile, avrebbe assunto un atteggiamento difensivo controffensivo, così da contribuire alla lotta contro gli imperi centrali, immobilizzando quantomeno un'aliquota cospicua delle forze di fronte alla fronte italiana. Ma il 21 dicembre 1914 Cadorna aveva già confidato al proprio ministro della guerra il suo piano d'azione. Nelle parole del generale Mario Montanari, ancora un militare storico, cito, una grande battaglia. Il piano di Cadorna consisteva in una grande battaglia a due o tre tappe, cioè tappe di marcia, oltre confine entro 15 giorni dall'inizio dell'operazione ed una seconda grande battaglia a 6-7 tappe entro 45 giorni per la seconda e terza armata e la zona Carnia, nonché una penetrazione del Trentino dalla parte del Trentino per la prima e quarta armata. Cioè una guerra di rapido movimento, uno sbalzo iniziale molto forte. Ai primi di maggio, a suo parere, cito, non sembravano esistere molti problemi per l'immediata occupazione in un modo o nell'altro di determinate posizioni chiave e, salvo imprevisti a radunata compiuta, sarebbe stato possibile dare il via alla grande offensiva verso la Sava. Commenta di nuovo il generale Montanari, questi punti fermi che Cadorna considerava raggiunti, purtroppo non solo uno si palesa tale. Cadorna in realtà sapeva benissimo, perché l'elenco l'aveva sfilato con precisione, che le proprie truppe non avrebbero avuto all'inizio della guerra che poche artiglierie per reparto e praticamente nessuna pesante. Ma accettò lo stesso la guerra che già stava preparando, esponendo i propri uomini a perdite notevolissime. Rispetto al piano divisato già a dicembre, forse pensato ad agosto, non modificò granché quando dovette passare all'azione nel maggio 1915. Ma, come ha scritto ancora il generale Bovio, cito, quando l'Italia entrò in guerra il 24 maggio 1915, il piano di Cadorna, concepito in base alla situazione strategica complessiva dell'inverno precedente, non era più attuabile. Il 23 giugno Cadorna dette così inizio alla prima battaglia dell'Isonzo, conclusasi dopo 15 giorni di lotta durissima senza alcun apprezzabile risultato. Il 28 luglio fu iniziata una nuova offensiva, anch'essa destinata a smorzarsi senza significative conquiste.
anche la terza e quarta battaglia dell'Isonzo, combattute dal 18 ottobre al 4 novembre e dal 4 novembre al 10 novembre 1915, non portarono a risultati apprezzabili. In poco più di sei mesi di combattimenti aspri e cruenti, le perdite italiane assommarono a circa 200.000 caduti e feriti, senza riuscire ad intaccare sostanzialmente la linea di resistenza avversaria. Non sono parole mie, di uno storico civile prevenuto, ma sono le parole di uno storico militare pubblicate dall'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Indubbiamente, con le sue particolarità, quella italiana fu anch'essa una guerra di logoramento dell'avversario, al pari di quelle combattute con altri mezzi e relativamente presto con altre tattiche sul fronte occidentale. Ma il costo di quel logoramento fu diverso. A pagare il prezzo di quel logoramento furono, oltre l'avversario, furono, come li ha chiamati Mieli qualche minuto fa, gli autentici eroi, i soldati e gli ufficiali, ovviamente, e per mezzo loro il paese. All'occhio attento dell'indagine scientifica, le cifre sui caduti italiani, come quelle degli altri paesi europei, non sono così precise, non sono nemmeno così alte in proporzione e in valori assoluti come quelli di altri paesi come la Francia e la Germania, ma avrebbero potuto essere minori. Se nel 1915 i reparti italiani fossero stati mandati all'assalto delle posizioni austriache, purtroppo ormai ben difese in contropendenza, con un numero maggiore di artiglierie, di bombarde, di pizze tagliafili, se quei reparti fossero stati numericamente più forti e più facilmente e frequentemente sostituibili dalla prima linea, mentre invece il ridotto prodotto della mobilitazione e la lunghezza del fronte italiano tennero i soldati inchiodati su una prima linea avanzata più a lungo di quanto fece ogni altra potenza del fronte occidentale. Alla fine certamente si logorò l'avversario, ma al costo enorme di logorare anche il proprio esercito e il proprio paese. E tutto per conseguire una grande vittoria che ci fu alla fine della guerra. Il risultato finale vittorio veneto sarebbe però venuto più tardi, sul finire del 18, in quella seconda metà del 1915, dopo il 22 maggio, il secondo diciamo parte dell'anno. Quella metà che sarebbe incomprensibile senza le scelte fatte dalla classe dirigente liberale, dai propri militari nella seconda metà del 14, sul fronte italo-austriaco, cioè nella seconda metà del 15, si videro solo cumulati e intrecciati una doppia serie di orrori. Quelli che si sarebbero visti comunque sul fronte occidentale, raddoppiati da quelli specifici causati da una politica che voleva la guerra contro il Parlamento e il Paese, lo abbiamo appena sentito, che non la voleva, e un comando supremo che pensava di poterla vincere contro la propria stessa conoscenza della mancanza di armamenti, della difficoltà del terreno, della scarsezza degli uomini. La storia non è immobile e separata da noi. Non fosse altro perché ogni generazione di italiani e di storici legge sempre in modo diverso, alla luce dei propri problemi, il passato. Inoltre, quella che viene schematizzata come memoria nazionale è l'intreccio di tante, diverse e spesso conflittuali memorie. Non deve quindi stupire se quegli eventi militari che andarono dall'estate del 14 al maggio del 15, sino alla fine dell'anno che oggi, di cui oggi parliamo, dalla prima alla quarta battaglia dell'Isonzo, sono state nel tempo diversamente ricordate. Queste diversità sono in parte ovvie, e qui mi sarei intrattenuto se avessi tempo appunto sulle ovvie diversità di memorie tra Cadorna e i soldati, tra il ceto, tra il corpo ufficiale e il paese, tra le famiglie che nella guerra avevano perso un padre, un marito, un fratello, un figlio e i non italiani. E poi diversità nel tempo, ovviamente, quando da un lato il regime ricordava solo Vittorio Veneto, non si poteva parlare di Caporetto, e chi invece, come Emilio Lussu, scriveva un anno sull'altipiano, non in Italia, ma nell'esilio a Parigi. Quindi le diversità sono tante. Queste diversità sono in parte ovvie, ad esempio quelle fra comandanti e soldati, fra retorica ed esperienza, e sono riscontrabili in tutta Europa. In parte sono specifiche italiane, ovvie in un paese che non conobbe durante la guerra un'unione sacra fra governo e opposizione, fra governo e Parlamento, e che dopo la guerra dovette convivere con 20 anni di fascismo. Quindi è ovvio che ci siano memorie diverse ed ovvio che le memorie cambino nel tempo. Possono esserci dei cambiamenti. Uno mi sembra notevole, e su questo vorrei chiudere, ed è stato, a mio avviso, nel Paese, oggi,
troppo poco ricordato e discusso, anche se oggi, grazie agli interventi di Sereni, di Marini e di tutti gli altri, abbiamo sentito qualcosa in questo senso, anche Mieli lo ha notato. Però il Paese non ha discusso, a mio personale avviso, alcune affermazioni di altissimo livello fatte nell'ultimo mese, mese e mezzo, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha pronunciato un altissimo discorso sul Monte San Michele, a Sagrato, di Gorizia, il 24 maggio, per commemorare il centenario delle prime operazioni militari della Prima Guerra Mondiale. I suoi toni sono stati, in maniera inconsueta, alta. Ha ricordato che, cito, l'esercito italiano ha scritto in quegli anni pagine gloriose. Ma questo non gli ha impedito di ricordare anche, cito ancora, il conflitto 1914-18 fu una tragedia immane che poteva essere evitata. La guerra, ogni guerra, porta sempre con sé sofferenza, distruzione e morte. E Mattarella, non meno chiaro, era stato nell'ampio messaggio di saluto e di incoraggiamento all'incontro di studi storici di Rovereto del 4-5 maggio di quest'anno, dedicato a un tema non secondario e di cui in Italia si era parlato molto poco. Il titolo del convegno era «L'Italia della Prima Guerra Mondiale e i suoi fucilati». Era presente e l'ha introdotto anche con un altro discorso il senatore Marini. In quell'occasione Mattarella scriveva, e cito, «Il ricordo della vittoria, la giusta e doverosa rivendicazione orgogliosa dei tanti atti di grande valore e di nobile eroismo compiuto dai soldati italiani non permette più, 100 anni più tardi, che siano celate, cito, le pagine tristi e poco conosciute di soldati messi a morte, estratti a sorte, tra i reparti accusati di non aver resistito di fronte all'impetuosa avanzata nemica, di non aver eseguito ordini talvolta impossibili, di aver protestato per le difficili condizioni del fronte o per la sospensione delle licenze». E dal San Michele, dal discorso fatto poche settimane più avanti, pensando a Rovereto, secondo me, infatti, Mattarella ha ripetuto, cito, «senza la verità, senza la ricerca storica, la memoria sarebbe destinata a impallidire e le celebrazioni rischierebbero di diventare un vano esercizio retorico». Per molto meno, per discorsi di un politico, molto meno alti di questa, in altri paesi si sarebbe aperta una grande discussione pubblica, sui giornali, nella stampa, nella cultura, il cui impegno è stato molto bene ricordato da Marini. Ad esempio, è successo in Francia nel 1998, quando sui fucilati francesi della Prima Guerra Mondiale, fucilati, badate, sono un numero insignificante. Stiamo parlando in Italia di casi accertati, forse 1.200, se andiamo negli archivi ne troveremo sicuramente molti di più, ma insomma su 5.900.000. Sappiamo benissimo che è una polvere rispetto al... Ma è significativo che questa memoria è stata sempre celata o di cui non si è parlato. Allora, diciamo, nel 1998 in Francia, in un discorso di Jospin, passò alla storia perché ricordò i fucilati. Quel paese, la Francia, discusse per mesi pubblicamente di questa discussione. Da noi, almeno in questo mese e mezzo, se si esclude un paio di editoriali, su quanto Mattarella ha detto per il Monte San Michele e per Rovereto, è caduto il silenzio. In Italia tutto si è ridotto all'approvazione, o meno, di una legge sulla riabilitazione dei fucilati. Lasciando adesso da parte se un'altra legge era necessaria, non ce ne mancano, se questa legge sia ben congegnata, se si debba parlare di riabilitazione o, come dice Mattarella, di reintegrazione nella memoria nazionale, lasciando da parte tutto questo, colpisce che quasi nessuno abbia ripreso e approfondito i discorsi del Presidente della Repubblica più alti dei saggi degli storici e delle leggi dei parlamentari. Anche qualche commentatore si è opposto a quanto ha detto Mattarella, sostenendo, non da storico, che in tempi di guerra internazionale al terrorismo parlare di pace equivale a disfattismo, a mio avviso confondendo la storia con la politica, il passato con il presente. Ora, su temi come questi, 100 anni più tardi, qualche distinzione è ovvia, è scontata e non sorprende, ma che dopo più di un mese, a mio avviso, stupisce il silenzio del Paese su questo che potrebbe introdurre un nuovo e più alto tono per ricordare quel 1914 e quel 1915 e in generale tutta quella guerra
che oggi, per notevole e direi storico impegno della Camera dei Deputati, siamo stati chiamati qui a rammemorare. Grazie. Grazie, professor Labanca. Come vedete, stiamo tenendo fede all'impegno di fare qualcosa di non celebrativo, non banalmente commemorativo della Prima Guerra Mondiale, ma ogni intervento ha posto anche con asprezza, con durezza. Del resto, l'ho detto all'inizio, il senatore Marini e il presidente Sereni ci hanno avviato con decisione, e ha fatto bene il professor Labanca a ricordare l'intervento del Capo dello Stato, che effettivamente è passato sotto silenzio, ma è stato un intervento inconsueto, no? Poteva benissimo risparmiarsi quei toni, e anch'io ho giudicato molto coraggioso. Le conclusioni in qualche modo di questa mattinata dedicata alla Prima Guerra Mondiale le affidiamo, anzi il programma la affida alla professoressa Patrizia Togliani, alla quale toccherà il grato o ingrato compito di parlarci di quei giovani, di quei volontari, di quelli che ci trascinarono in questa esperienza. Voglio solo ricordare che, a spendere una parola difensiva, sennò sembra un atto d'accusa questa mattinata contro quegli intellettuali, quei ragazzi e quei giovani, che anche allora si agitavano temi che hanno delle assonanze a cose di questi giorni, nel senso che dopo la generazione che aveva fatto il Risorgimento, che aveva portato l'Italia Unita, che era diventata famosa, e era succeduta una generazione, la seconda generazione del dopo Risorgimento, che invece era passata alla storia come una generazione macchiata di scandali, della Roma di fine Ottocento, dell'inizio del Novecento. Ne aveva risentito anche il più grande presidente del Consiglio dell'inizio del Novecento, Giovanni Giolitti, al quale si erano rivolte contestazioni non tutte meritate da lui, ma frutto del clima di quel tempo. Era come se ci fosse stata la generazione dei fondatori e poi una serie di mascalzoni che dopo la presa di Roma avevano corrotto quel grande sogno. E i giovani, di cui ci parlerà adesso la professoressa, si sentivano in dovere di riprendere le fila del Risorgimento, di eliminare il ricordo di quella generazione di mezzo. Quindi non lo fecero solo per sventatezza, perché erano, ma lo fecero perché volevano riannodare il filo con una storia che a loro sembrava degna, forse anche a noi sembrerebbe degna, per un paese che vuole essere all'altezza dell'essersi fatto, costituito. Era costato tanti dolori, ma sicuramente la professoressa, non voglio rubarle del tempo io, a lei professoressa. Grazie per l'invito, grazie ai presidenti di questa seduta e a chi mi ha preceduto. Cercherò di sintetizzare anch'io un intervento che doveva essere non fiume ma certamente più lungo del quarto d'ora che mi è riservato. E, parlando di volontariato, posso dire che la storiografia negli ultimi anni si è occupata del volontariato durante la Prima Guerra Mondiale, cercando di definire almeno tre tipologie di volontari. Volontari, quelli ridentisti, i triestini, i trentini, a cui va aggiunto i giuliani e i dalmati, che renitenti alla leva in Austria si arruolano nell'esercito italiano, coloro che nell'ultima fase garibaldina partono volontari e si arruolano nell'esercito francese nel 1914, e poi i volontari che dopo il maggio 1915 entrano nell'esercito italiano. Sono relativamente pochi, su più di 4 milioni e 250 mila di mobilitati, si è calcolato 8.500, quindi una piccola elite. Comunque l'interventismo, siamo ancora nel 14, fece da collante di tutte le posizioni di avversione a quell'Italia, veniva ricordato, liberale, giolittiana,
alla politica corrotta, compromissoria, a quel provincialismo nel quale il paese si era confinato da tempo. La Grande Guerra fu in Italia, come ha ricordato lo storico che più se ne è occupato, Mario Esnenghi, apogeo e crisi dell'età e della società liberale. L'entrata in guerra dell'Italia, voluta o accettata, era vista come l'unica chance nel rinnovarsi del profondo, al di là dei tentennamenti o delle diplomazie private. Qui citerò alcuni di questi protagonisti, giovani interventisti. Ad esempio, è stato ripubblicato recentemente un diario dell'epoca, Gino Frontali, classe 1800, cito le classi perché sono importanti per identificarli come giovani, nell'80, nato in una cosmopolita comunità italiana di Alessandria d'Egitto, che fu ufficiale medico per tutto, di battaglione per tutto il durare della guerra, che affermava, giacché la guerra non si era potuta evitare, ed era una realtà odiosa, bisognava cercare di trarne il migliore profitto per la civiltà europea. Dunque una guerra necessaria che avrebbe potuto essere condotta nel migliore dei modi, ma solo sino alla vittoria e soprattutto per rinnovare la società europea. Era quanto molti giovani italiani della nuova borghesia italiana pensavano nel 1914-15. Essi cercavano nella guerra una leva per il riscatto nazionale e nuovi spazi di azione diversi dalla politica moderata e compromissoria della politica liberale. Grazie. Quasi a rappresentarli per tutti venne un percorso intellettuale e esistenziale di un intellettuale che più volte citato, più volte ricordato, volontario, caduto nel luglio del 1915, quindi nei primi mesi di guerra, Renato Serra. Renato Serra era un giovane ormai, oggi sarebbe un giovane, ma allora era un giovane ormai in età matura, aveva 31 anni, e nel suo esame di coscienza di un giovane letterato, testamento intellettuale poco prima della morte, scriveva che nel suo non vi è infatti un entusiasmo per l'avventura bellica, bensì la convinzione che la guerra sia la risposta alla crisi esistenziale di un'intera generazione. Una prova irrevocabile, cito, un destino solo per tutti, una sorta di appuntamento ineluttabile per una società ed una cultura europea giunta sull'orlo, sul margine estremo. Salvo qualche eccezione, la scelta di campo, e qui non ci sono dubbi, la scelta di campo per l'intesa e la difesa della Francia apparvero naturali per moltissimi di questi giovani, ancor prima degli accordi segreti e della firma con l'intesa nell'aprile del 15. Molti di essi avevano militato semplicemente, simpatizzato per le due principali forze politiche della sinistra, il Partito Socialista e il Partito Repubblicano, e se ne erano allontanati perché ne criticavano ambiguità e passività. Quindi volontariato d'origine risorgimentale e internazionalismo d'origine socialista, che erano l'humus ottocentesco della sinistra italiana, sembravano traditi in quel 14. Il Partito Socialista, che si dibatteva tra posizioni neutralista e antimilitarista, incapace di tradurre tra le sue file la proposta francese di un Armée Nouvelle, di un nuovo esercito di carattere jaurèssiano, il Partito Repubblicano, in particolare, che aveva resuscitato miti e simboli della tradizione mazziniana, ma non era guidato da una chiara linea politica e non riusciva a tenere freno agli aderenti più giovani che si agitavano nelle piazze contro la Triplice Alleanza. Un altro esemplare caso è quello di un studente, un gruppo di studenti, ma in particolare uno studente della Normale di Pisa, Fernando Schiavetti, classe 1892, iscritto al Partito Repubblicano nel 1910, che insieme ad altri compagni di studio decide di raggiungere la legione italiana che stava combattendo sui campi di Borgogna. Per Schiavetti ed altri giovani intellettuali della sua generazione,
cito, guerra o rivoluzione è indifferente. Il fattore determinante sembra la volontà di rinascita individuale. La guerra rappresenta dunque per molti di questi un giovani un rito di passaggio, ispirati da idee, rito di passaggio ispirato da idee, da letture e da maestri molto eterogenei, dove troviamo sorelle, letture, troviamo Benedetto Croce, troviamo scrittori russi e francesi del tempo. Più tardi, l'analisi di questa generazione di giovani interventisti fu fatta sulle pagine della Rivoluzione liberale di Piero Gobetti. Alla generazione che aveva fatto la guerra importava soprattutto dare sfogo con l'azione alle proprie energie e idee di cambiamento, sanzionando dunque, cito, il trapasso dalla giovinezza alla maturità. Questo passaggio avvenne inizialmente, come nel caso di Schiavetti, con una scelta individuale, di rottura rispetto ai padri e ai partiti tradizionali. E sul piano militare, dopo un primo entusiasmo per le file dei volontari repubblicani garibaldini in Francia, la scelta fu quella di tornare in Italia e combattere nell'esercito italiano. Col 1914, infatti, si chiude quella pagina ottocentesca di volontariato interpretato dalla tradizione garibaldina che aveva spinto più generazioni a combattere per l'indipendenza della Bosnia e Erzegovina, della Dalmazia, in Albania. E tra l'altro già nel 1912, siamo a 2 anni entrati in guerra in Europa, un altro giovane intellettuale cosmopolita, classe 1889, Umberto Zanotti Bianco, scriveva a Gaetano Salvemini che non è più l'epoca dei volontari. Senza conoscerlo, a distanza, sempre nel novembre del 12, sulle pagine dell'Avanti, l'allora neodirettore dell'Avanti, Benito Mussolini, sosteneva la fine di una tradizione, quella del volontariato, in sostanza del garibaldinismo, e chiedeva ai giovani, tra i quali trovava molto seguito per le sue idee radicali, cito l'articolo di Mussolini, restate in quest'Italia che sospingerete rapidamente col vostro sacrificio e col vostro desiderio d'azione a migliori destini. Volontarismo dunque, ma solo a fini nazionali, patriottici. E quindi sulla natura politica dell'interventismo e sulle prospettive nazionali ed europee che si esprimono gli ideali e l'azione dei più giovani. Su di essi l'interventismo democratico ha avuto un'influenza duratura. Ricordo altri due giovani volontari, uno Ernesto Rossi, ricordo che la maggior parte di questi sono stati poi deputati in questo palazzo, Ernesto Rossi e già ricordato Umberto Zanotti Bianco, che si esprimevano esprimeranno in seguito carattere e modalità d'azione politicamente differenti. Zanotti Bianco aveva già completato gli studi universitari e si era dedicato nel 1910, dopo aver partecipato al soccorso ai terremotati in Messina e aveva conosciuto Salvemini in quella tragica occasione, all'azione riformista nel meridione d'Italia. Partì volontario nella Grande Guerra e vi rimase gravemente ferito. Nel 1925 fu tra i firmatari del manifesto degli intellettuali antifascisti stilato da Benedetto Croce. Molti anni dopo, secondo, più giovane, Ernesto Rossi, ricorda i motivi di quella scelta, della sua scelta di partire volontario. Era andato al fronte come volontario di guerra, non per Trento e Trieste, ma per impedire che il militarismo tedesco soffocasse per tutta un'epoca la libertà d'Europa. Tornato a Firenze, mutilato, non potevo ammettere che tutte le sofferenze patite e il sacrificio di tanti giovani vite venisse vilipeso da tanti e mette in questi anche i socialisti in gran parte imboscati nelle fabbriche d'armi ed altro. Se non avessi incontrato sulla mia strada al momento giusto un maestro, Salvemini, che mi ripulì il cervello da tutti i sottoprodotti delle passioni suscitate dalla bestialità e dalle menzogne della propaganda governativa, sarei facilmente sdrucciolato anch'io nei fasci di combattimento e nel fascismo. Come invece avvenne a un altro suo coetaneo di Rossi, Camillo Pelizzi, classe 1896, studente universitario a Pisa,
dove il padre era tra l'altro rettore di quell'università, e Pellizzi si arruola e si laurea durante la guerra e è volontario, si trasferisce a Londra dove fonda il fascio londinese, diventa uno, si segnala tra i più brillanti intellettuali fascisti all'estero. Solo nel 1948 Pellizzi riuscì ad analizzare con distacco quell'esperienza di guerra. La Grande Guerra era per molti stato un atto di volontà che aveva ispirato il corporativismo e il fascismo. Il rimprovero che un fascista deve fare a se stesso, scriveva Pellizzi alla fine del ventennio fascista, è quello di aver tentato senza rigore morale e rigore intellettuale. Il vero insuccesso non fu la guerra perduta, cioè per lui la Seconda Guerra Mondiale, bensì la rivoluzione mancata dopo la Prima Guerra Mondiale. Un aspetto contraddistingue questa generazione e ci spinge al di là della corta lista degli intellettuali di professione e delle loro riviste sulle quali la storiografia ormai si è, credo, esaurita. Si tratta di una generazione giovane, la generazione del 15, composta da migliaia di giovani che si affacciano alla politica in quei mesi. In percentuale composta da giovani studenti liceali e universitari, una elite che si percepiva tale in virtù non tanto del possesso quanto della cultura, la più sensibile per tradizione e formazione all'appello dell'onore e al richiamo della patria. Mentre tramonta la tradizione del volontariato ottocentesco garibaldino, essi per cultura mantengono rinnovano un forte legame culturale trasmesso dall'educazione familiare, in molti casi, e scolastica. Qui la nazione ha creato effettivamente un nuovo cittadino, e il legame, ecco, il risorgimento che si tinge di nuovi ideali. Il loro, più che un interventismo politico, è un interventismo soggettivo. Non è tanto l'atto di arruolarsi volontariamente, abbiamo visto quanti pochi erano infatti coloro che si arruolano volontariamente, ma piuttosto lo stato d'animo di tutti coloro che aderiscono con convinzione alle ragioni della guerra e le contengono e le sostengono al fronte con grande sacrificio personale. Tra l'altro devo ricordare che gli alti comandi dell'esercito regio, iniziata la guerra, rifiutarono di riconoscere lo status di volontario a coloro che appartenevano alle classi mobilitate nel corso del conflitto. Negli scritti di Rossi e di Schiavetti o di Zanotti Bianco appare evidente che questi giovani intellettuali toscani, settentrionali, meridionali, inquadrati come ufficiali di complemento nell'esercito, avessero scoperto un altro tipo di armée nouvelle, un altro tipo di nuovo esercito, tutto italiano, non ancora composto di cittadini, come invocava nel 1911 Jean Jaurès, bensì di proletari in divisa, senza terra, senza proprietà di mezzi di produzione. La maggioranza contadini poverissimi, molti meridionali, analfabeti o semi-analfabeti, destinati di nuovo dopo la guerra all'emigrazione per sopravvivere. Questi giovani intellettuali, provenienti dalla piccola e media borghesia, ufficiali di complemento e non di carriera, costituiscono la cerniera tra lo Stato e gli alti comandi militari e la truppa. Ha raccontato molto bene Lusso nell'anno sull'altopiano di questa sua funzione. Costituiscono l'ossatura dell'esercito in guerra. Il presupposto nel 1914 era che la guerra dovesse portare ad un profondo cambiamento. La guerra però accentuò la profonda crisi della civiltà occidentale. Dunque, oramai veterani, questi giovani e coloro che vennero dopo di loro, come Gobetti, classe 1901, si convinsero che tale crisi poteva essere superata solo con una profonda trasformazione materiale e morale nel dopoguerra. Ed interpretò questa generazione la natura del radicale cambiamento in maniera assai diversa, liberale, socialdemocratica, altri fascista, e si divise al suo interno per almeno un quarto di secolo. Il nesso tra grande guerra e politica assume per loro i tratti di una più ampia lotta per la rigenerazione dei rapporti politici, economici e sociali nel paese. Vado verso la fine. Chiamati durante scoppiata la guerra, i soldati in guerra vengono chiamati al dovere del silenzio.
Invece, di fatto, gli italiani scrivono tantissimo, scrivono le lettere, scrivono i diari. I soldati analfabeti e semialfabeti imparano a esprimersi grazie all'aiuto di questi giovani di cultura usciti dai licei e dall'università. Loro commilitoni e in generale nominati, una volta mandati al fronte, come sottotenenti di complemento. E troviamo che questo silenzio ufficiale si protrae a lungo, tanto che anche gli storici della letteratura hanno sottolineato che nella letteratura italiana mancano delle grandi opere come il Fede e altri, come Barbus, come altri di la letteratura di guerra dell'epoca. Ed è un silenzio che invece prende si trasforma nel grande rumore e nella retorica fascista sulla grande guerra a partire dal 1922. Quindi bisogna, se vogliamo ritrovare anche un percorso lungo, bisogna attendere a lungo, almeno fino alla metà degli anni 30, almeno fino all'inizio di nuove guerre nel quale l'Italia si trova, il fascismo trascina l'Italia nelle nuove guerre coloniali e poi della Seconda Guerra Mondiale. Dicevo, occorre attendere alla metà degli anni 30. Segnalo soltanto alcune opere importanti come Vita e disciplina militare del critico letterario Luigi Russo e soprattutto quella raccolta importante di diari, di lettere dei caduti curata dallo storico Adolfo Omodeo proprio nel 1934. Omodeo pubblica appunto diari e lettere dei caduti della Grande Guerra, la cui lettura provocò grandi emozioni e nuovi entusiasmi, soprattutto in una nuova generazione che in quel momento stava combattendo contro il fascismo. Tra gli antifascisti più giovani, che erano in carcere al confino, con una unione, se vogliamo, di due generazioni, tra ex volontari nella Grande Guerra e nuovi giovani cresciuti dopo la Prima Guerra Mondiale. Entusiasmo in Carlo Rosselli, entusiasmo nel ricordato Ernesto Rossi, in Riccardo Bauer, Vittorio Fo ha ricordato più volte questa lettura che nel carcere fece dei lavori di Omodeo. È interessante vedere come lo studio del Risorgimento, ripreso negli anni del più ampio successo politico del fascismo da parte di Omodeo e anche da parte di questi giovani, divenne un modo per rileggere la storia della Grande Guerra e capirne l'esperienza personale. La guerra viene dunque sottratta alla retorica fascista per essere letta come atto di necessità, sino a quel momento non soddisfatta di libertà e di riscatto dalla corruzione politica e dall'autoritarismo. Fu quindi a 20 anni dalla guerra che quella generazione di intellettuali iniziò a confrontarsi con quella esperienza, inserendola in una più lunga analisi del dopoguerra. Dunque, ritroviamo, se volete, un filo rosso che collegava il risorgimento democratico e popolare che passa attraverso la Grande Guerra e influenza molti giovani combattenti e si riflette nella lotta antifascista e nella resistenza. Grazie. Vi ringrazio. Mi confidava la Presidente Sereni che aveva chiacchierato col presidente Marini e si erano anche loro complimentati per così, la fluidità e anche il coraggio e l'integrazione. In genere in questo tipo di convegni ognuno si prepara una relazione per conto suo, non ascolta gli altri, parla, legge e cade nel nulla. Invece qua sembrava ci fossimo messi d'accordo, vi assicuro che non ci eravamo messi d'accordo, non ci eravamo telefonati, ma evidentemente tutti abbiamo seguito i lavori dei dibattiti che ci hanno preceduto e così, e quindi le nostre erano, oltre che rendiconti sui singoli aspetti che ci erano stati assegnati, ma anche un punto su quello che abbiamo percepito, pensato in questi mesi durante appunto i primi ricordi e i primi convegni sulla Prima Guerra Mondiale. Siccome continueremo fino al 1918, anzi al 2018, io sono fermo
al secolo precedente, probabilmente anche al 19-20, no, Presidente Marini, fino a che... Per me un po' troppo in là. No, 20, 21, 22, e quindi ci rincontreremo, e questo consideratelo come un punto fatto in una sede la più prestigiosa che potessimo desiderare, del ricordo della Prima Guerra Mondiale. Grazie. Non è una di quelle cose che ha scelto gli argomenti.